Buonasera, buonasera. Allora, io stasera sono deceduta. Ciao Orbi, ciao. Obesità occulta all'acqua. Stasera sono deceduta, nel senso che è stata una giornata che definire campale è poco e sono molto stanca, però avevo tanta voglia di andare avanti nel gioco, infatti penso che indipendentemente da come andrà la serata sarò contenta lo stesso perché ho voglia di andare proprio avanti, perché l'altra volta eravamo finiti in un posto molto 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 interessante e onestamente, sono stata sti giorni che non vedevo l'ora di riprenderlo, il gioco, per questo motivo. Perché siamo arrivati in un punto davvero, davvero carino, anche dal punto di vista proprio delle speculazioni scientifiche che si possono tirar fuori, al di là come si dice? Delle inesattezze, magari delle cose un po' poco precise o fantasiose, come dicevo anche nella live, quella che abbiamo fatto per lo spotlight di Capcom. E al di là di queste cose qui, siamo capitati in un punto che è veramente interessante perché ha a che fare con dei laboratori. E vediamo di sistemare sta cosa. Allora, sai che forse l'avevo tolta? In realtà, non so se c'è. Tolgo un po'. Speriamo che vada bene così. Poi dimmi te anche Marta se va bene. Va bene così. Allora, ok, dunque, ripartiamo da dove eravamo rimasti l'altra volta, ovvero davanti all'albero. Tra l'altro, io stavolta, prima di cominciare, effettivamente vorrei dare un'occhiata a quella sorta di, come possiamo chiamarlo, compendio che avevamo trovato, lista con tutti i robot, eccetera, eccetera. Perché avevo detto, dobbiamo fermarci un attimo a guardarlo. E poi non l'abbiamo mai fatto, quindi diamoci un'occhiata prima di cominciare. Allora, che però adesso trovarlo sarà posto. Allora, sistema di. Ah, ok, per vedere la mappa. È vero, che questa cosa qui me ne sono completamente scordata. Per avere la mappa visibile, bisogna spostarsi fuori. A me sta cosa qui non mi piace tantissimo, però. Allora, eccole qua. Allora. Le distingue in macchine, poi organici, che penso che siano quelli che hanno una componente tipo androidi, ok, fatti di carne e di metallo. E poi questi invece Chirper, che sono i nostri, come si chiamano? I nostri gli audio. Sostanza, quelli che troviamo in giro. Guarda che faccina croccante che ha quel robot. Dove? Questo? No, alcuni sono veramente inquietanti. Alcuni sono veramente inquietanti. Io non capisco però perché. Fatemi fare una cosa. Perché alcune volte non mi fa scorrere dentro ai menu. Cioè, ci devo proprio cliccare sopra.
Cioè, io non posso scorrere dentro sto menu, ci devo cliccare sopra. Questi ormai li conosciamo bene. Questi ormai li conosciamo bene. Ecco, era questo il discorso comunque che facevo ad inizio, proprio inizio delle live, quando vi ho detto che a tutti i robot è stata data questa faccia, questa componente umana, e probabilmente per evitare, diciamo, effetti psicologici particolari nelle persone che dovevano interagire con questi robot, e diciamo lo conferma questa descrizione. Vabbè, c'è l'ingegnere che è il robot, quello che abbiamo trovato l'altra volta, che non si sa per quale motivo non ci ha attaccato, quello che era dentro il laboratorio proprio delle alghe. Tra l'altro, queste qui dovrebbero essere immagini che ci sono nell'artbook ufficiale del gioco, che ho guardato alcune foto, sembra veramente bellissimo. Allora, poi c'è il lavoratore che, esatto, è questo qui, molto, molto, molto grezzo. Doc. Allora, questo non lo so, se l'abbiamo, cioè probabilmente l'abbiamo intravisto all'inizio del gioco, dove c'erano le sezioni tipo padiglioni medici, queste cose qui. Poi cominciano ad esserci quelli che hanno dei nomi un po'. Questo è quello che abbiamo visto nel laboratorio, che ha sfondato il vetro l'altra volta e ci ha praticamente aperto la strada, ok? Che tra l'altro io penso prima o poi ci incontreremo. Questo è veramente bello. Questo è veramente bello, sembra vagamente, ma molto vagamente, quella specie di androide del quale però non posso dire niente in questo momento, che c'è in Bioshock Infinite, ok? Sembra vagamente, sembra. No, non è spoiler, non ho detto niente. No, questo è molto interessante. Il suo telaio. No, allora, questo qui che non so come si pronunci, ok, il nome può lavorare anche in condizioni estreme, a temperatura compresa tra meno 75 e più 75 gradi. Il suo telaio è modellato sullo scheletro di uno scimpanzé, perciò può scalare superfici scoscese e travi da costruzione, come il suo prototipo. Il compagno Abalakov, speriamo che si pronunci così, stimato scalatore, ha preso parte nello sviluppo delle mani del Belios. Bello, carino. Oh, questo si chiama Edgy. Ok, questo l'abbiamo visto, sono quelli di sorveglianza. Poi c'è Natasha, che questo, scusate, mi farà ridere fino alla morte. Questa mi farà ridere tantissimo, fino alla fine dei miei tempi. Fino alla fine dei tempi. Ma perché non è venuto fuori l'alert? Ah, ecco! Ma scusi, ma cosa fa? Ma che fa? Ma buonasera! Buonasera! Buonasera, ciao, ciao, benvenuto. Ci stiamo prendendo del tempo per guardare questo bellissimo compendio. Si è arrivato proprio il momento giusto. Non so perché l'alert sia arrivato così in ritardo. Buonasera a lei. Potete vedere la mia faccia. La mia faccia. Ti saluta. La mia faccia molto emaciata, sciupata. No, scherzo. Comunque, questo mi farà ridere fino alla fine dei miei tempi, il fatto che questo robot si chiami Natasha. E volevo vedere se c'era qualcosa di. No! Ma allora, insomma. Che poi. Questa qui è una pala caricatrice la cui sigla è NAT256. Vabbè. Natasha, proprio, se lo leggete i numeri è Natasha, fantastico. Allora, Drofa. Questi qui sono i famosi elicotterini, ok? Che possono trasportare. È quello che ci ha trasportato in G, esatto, i geni. Sì, sono dei luminari quelli che hanno fatto queste cose qui. C'è questo, il gufo, che è quello. Questi secondo me li abbiamo visti da lontano, ma non ci sono mai arrivati vicini.
Sono questi che sono i rompipalle che ci danno fastidio tutte le volte che parte un allarme. Ma io vorrei sapere se effettivamente nei nomi di queste macchine qui c'è un riscontro in qualcosa che è effettivamente è stato parte tipo della tecnologia, magari dell'urso o cose di questo tipo. Ah, questo può riparare anche gli oggetti, l'abbiamo visto. Roto robot, questo non l'abbiamo mai visto e onestamente è talmente brutto che può rimanere lì dov'è. È un tosaerba. Bene. Fai la massima attenzione quando lo accendi per evitare incidenti. Beh, come dire. E va bene. Andiamo sugli organici. Stavo controllando ora su internet. Oh, bravo, bravo. Poverino, non urtare sui sentimenti, mica colpa. No, no, ovviamente non è colpa sua. Allora, questi io penso che non li abbiamo ancora visti. Non so perché il gioco te li spoileri così. Cioè, è bello che te li faccio vedere tutti, però anche l'altra volta dicevo, ma perché ti butta tutto lì? Te magari non li hai visti. Allora, il piccolo germoglio è l'anello di congiunzione tra la botanica e la zoologia, ma anche il livello successivo della catena alimentare. Vabbè. Comprende proteine animali e vegetali ed è a tutti gli effetti il cibo del futuro. Coltivare germogli è l'alternativa più umana all'allevamento degli animali. Non servirà più sterminare ogni giorno milioni di mucche e polli per nutrire i cittadini sovietici. Compagni. Inoltre i germogli si spostano per conto loro, sarà il cibo salutare a venire da noi, non il contrario. Oddio, onestamente, immaginare di mangiare una cosa del genere. Ma vabbè, quando li vedremo nel gioco. Questo non so come si pronuncia, abbiate pietà di me. Endoscheletro di una creatura bionica sperimentale, un ammasso di muscoli polimerici. Io non voglio che il cibo venga da me, soprattutto se è fatto così. E questo non lo pronunceremo per rispetto agli sviluppatori. Un ammasso di muscoli polimerici animati con il cervello impiantato di un cane. Di solito si muove sulle arti posteriori, ma può correre a quattro zampe alla velocità di un lupo selvatico. Può allungare di molto le proprie arti e saltare decine di metri d'altezza. Il suo scopo non c'è ben chiaro in questo momento. La madre è una pianta artificiale che produce velocemente dei germogli nel suo grembo, quindi questa sarà la produttrice di cibo. Non lo so. I germogli spalgono semi da cui crescono nuove madri. La pianta si adatta a tutte le condizioni ambientali, e può crescere anche senza contatto diretto con il terreno fertile, persino sui pavimenti e sui muri. Infatti lo stavo vedendo, sembra tantissimo una di quelle piante con le radici aeree, che magari crescono appoggiate su altri alberi. Oppure su altri substrati tipo le rocce, eccetera, eccetera. Questo ci assomiglia molto. Goccia di rugiada. Precisa. Identica. Va bene. È una creatura bionica pesante con molte armi, enorme agglomerato di muscoli e di polimeri biologici. In una membrana che permette al robot di mantenere la forma e ne facilita il trasporto industriale. Il biorobot è impiegato nell'industria estrattiva. Solleva carichi pesanti, ma è anche in grado di trivellare con precisione grazie all'unità laser meccanica. Mi chiedo per quale motivo alcuni di questi cosi abbiano questi nomi qui, così particolari. Vabbè, cioè, perché questa dovrebbe essere una goccia di rugiada? Cioè, c'è un motivo particolare per cui si chiama così? O forse noi l'abbiamo adattato? Ecco, allora queste sono le famose piantine che ci sono venute addosso la scorsa live. Allora, simbiosi tra un germoglio di una pianta che mi sembra che Coril mi avesse detto che pianta è. Io in questo momento non riesco a capire. Ve l'ho sempre detto che non sono molto esperta di piante. E una persona. Il germoglio individua un corpo e ne invade bocca e naso con gli steli, penetra nel cervello e prende il controllo delle funzioni motorie in meno di un minuto. L'ibrido è talmente sottomesso al germoglio, si sposta sulle sue gambe oppure fluttua grazie alle foglie a elica. Allora, per fortuna noi non ne abbiamo visti di fluttuanti. Per fortuna, sarebbero stati molto divertenti.
E loro hanno fatto fare alle piante quello che fanno alcuni parassiti, che diciamo vanno a colpire i centri nervosi, per esempio, di animali, eccetera, eccetera. E sostanzialmente lì li sfruttano finché possono, finché questi animali ovviamente non decedono per cause ovviamente legate a questa invasione. Ce ne sono un sacco di questi parassiti qui, se volete ci possiamo fare una live dedicata, live dopo la quale voi smetterete di mangiare carne, verdura, pesce, qualsiasi cosa. Perché vi sarà evidente che qualsiasi alimento può ospitare un parassita di qualche tipo e quindi smetterete di mangiare. Io mi ricordo che quando feci il corso di zoologia, beh, finché stanno al loro posto non è un problema. Quando feci il corso di zoologia c'era una parte che riguardava proprio i parassiti e niente, il prof comincia a raccontarci di quelli che insomma si trovano nella carne, e allora vabbè, al massimo non mangi la carne perché hai paura che ci siano questi parassiti. Poi di quelli che sono dentro il pesce, allora smetti di mangiare il pesce. Poi di quelli che vanno a finire nella verdura, e allora non mangi più un cazzo. Vabbè. E queste sono i nostri bellissimi audio che abbiamo già sentito tutti, e quindi basta, direi che. Direi che abbiamo già visto tutto quello che dovevamo vedere. Noi penso che prima di finire, la scorsa volta ci siamo potenziati. No, io non volevo salvare in realtà. Mi sono assordata, porca miseria. Cosa abbiamo fatto la scorsa volta? Ma si è accesa! La TV si è accesa! Ma chissà se qui. No, vabbè, è impossibile. Non penso, perché gli avrebbero fatto un mazzo grande così. Non penso che sia un cartone vero o sovietico. Penso che se lo siano fatto loro. Credo. Cosa abbiamo fatto la scorsa volta? L'hai detto tantissimo da professoressa. Perché in questi giorni? Cosa abbiamo fatto la scorsa volta? Ve lo ricordate? No! Così. No, non è vero. Alcuni se lo ricordano, fortunatamente. Ma questa cosa è fantastica. Ora stiamo qui a guardare come va a finire la storia del lupo e del coniglio. No, non staremo qui, ovviamente. Allora, dicevo, cosa abbiamo fatto la scorsa volta? Abbiamo riempito un fantomatico barattolo di fantomatici batteri e polimeri. Quando abbiamo finito la live la scorsa volta mi sono mangiata le mani perché la missione che dobbiamo fare adesso si chiama Vogliono far diventare verde Marte. E allora io ho detto, ma porca miseria, dobbiamo proprio finire qui. E va bene, adesso andiamo, no, andiamo un cavolo, perché quante munizioni ho io, scusatemi. Oh, c'ho poche. Quindi. Cosa ne pensi della nostra betulla, tesoro? L'albero in quella cosa di vetro gigantesca? Cosa devo pensare? Sta aspettando un eroe, proprio come me, in attesa di qualcuno che la salvi dal freddo pungente. Adesso basta! Una lattina impazzita è più che abbastanza per me. Sapevo che saresti rimasto fedele a me, tesoro. Togliti il guanto e staremo insieme per sempre. Non sperarci. Quindi, perché questa betulla è così importante? Non è importante per niente, stallone. Dovrai scaldarla, ma puoi ignorarla. È uno stupido albero, non è per nulla come me. Cazzo di crostini, almeno l'albero non parla. Ma Ti sentiresti seriamente? molto solo senza di me, zuccherino? Davvero? Ma davvero? Hanno fatto questa cosa? Con una patch hanno censurato il cartone che c'era prima perché era un vecchio cartone razzista. Ma seriamente? Allora, dissipatore di fotoni. Noi non avevamo fatto parkour. Sei in grado di dire parkour? Allora, questo
Mi sembra che ce l'avessimo. No, forse noi abbiamo fatto solo telecinesi. Però ne potremmo mettere un'altra, quindi questo non mi ispira proprio per niente. Questo sì, invece. Ok. Ok. Così abbiamo oggetto criogenico, perché se qualcuno si è lamentato è questioni legali. No, probabilmente sarà saltato sul... la persona di turno. Ehi! Perché diversi giocatori sono lamentati. Gelone. Congeli i tuoi nemici. Si chiama veramente gelone. Non getto, credo, vabbè. E li rallenti per un po'. Ora vedremo. Ricordo, un nemico congelato subisce solo una parte dei danni dei tuoi attacchi e si scongela più rapidamente a ogni colpo subito. Di solito non funziona così, comunque. Non dovrebbe funzionare così. Allora... usare i poteri sarà qualcosa di... Allora, questa è la telecinesi. Ah, ok. La cosa che mi dà fastidio... La cosa che mi dà fastidio è che i poteri... Cioè, non è che clicchi e rimane... Rimane... Cioè, fa un colpo, ok? La pressione del tasto attiva il potere e il potere va avanti a oltranza fin tanto che te non lo blocchi. A me questa cosa che non piace tanto, personalmente. But still, loro pensavano che io volevo il mio deposito, grazie. Non le posso spostare. Non posso. Questa. Visto che noi ormai stiamo andando praticamente solo di quelli, poi ordiniamo perché sì. Ok, il razzismo è una cosa brutta, per carità, però era un vecchio cartone in un gioco, non puoi prenderlo sul serio. Vabbè, dipende effettivamente cosa compariva in questo cartone, però oggettivamente vabbè. Allora, locale caldaie. Io mi devo ricordare sia di controllare in giro così. Questo che fa? Oddio santo. Sto sudando l'anima qua dentro. Questo lo chiami piacevole? La temperatura del laboratorio sembra aver raggiunto un livello eccessivo. Oh, salve signor Peccio. I termosifoni devono essersi guastati. La temperatura non diminuirà finché non verranno sistemati. Capito? Benissimo. Saranno in qualche stanzino qui intorno. Va bene, signor Peccio. Sono un po' stanca, ma bene o male nella vita siamo un po' stanchi tutti, quindi. E lei come sta? La penso esattamente come te. Poi da quello che ho letto non si trattava di una scena così clamorosa, ma sì, cioè, voglio dire. Gli esperimenti sono stati un successo, grazie al gioco di squadra... Oh, anche se noi abbiamo fatto di più, ovviamente. I team di Vavilov e Pavlov... Mi piace il fatto che ci sono questi rimandi. Pavlov è quello del cane, della campanella. Hanno allevato una nuova specie di dorifora della patata del Colorado. Lo sapete cos'è la dorifora della patata? Io sì. E se volete ne parliamo. È il nostro modo di rispondere al fuoco con il fuoco. A proposito, è così come che li chiamiamo, scarabei del fuoco. Il nuovo parassita si nutre solo di piante nocive come ambrosia, gramigna, sambuco di palude e pana. Non mi ricordo se dice panace, ce lo spieghi fa. Ci illumini. Oh, salve signor Tom, buonasera. Allora, la dorifora della patata è questo insetto parassita che si chiama della patata, perché di solito parassita la pianta della patata, ed è particolare perché è a strisce gialle e nere e ha la testa rossa, se non sbaglio. E non parassita solamente la patata, in realtà, ma anche, se non sbaglio, le melanzane. Ed è questo insettino che normalmente è abbastanza comune negli orti, è uno dei parassiti che chi ha qualsiasi pianta di melanzane, patate, ce l'ha nell'orto, compare subito, istantaneamente, ed è abbastanza
nociva, perché i suoi bruchi mangiano le foglie delle piante in una maniera proprio abbastanza velocemente e fanno abbastanza danni sia alle foglie sia ai tuberi, ai frutti. Inoltre gli scarabei non possono riprodurre. Aspettate un attimo. Ok, a causa delle sostanze tossiche contenute nello scarabeo, gli uccelli non lo mangiano e la sua introduzione non danneggia l'ecosistema. Inoltre gli scarabei non... Ho forti dubbi in proposito, ma va bene. È uno scarabeo che è tossico, non credo che sia proprio senza... non causi proprio zero danni all'ecosistema, ma vabbè. Gli scarabei non possono riprodursi e muoiono dopo una stagione. Questo significa che non abbiamo più bisogno di pesticidi o altre sostanze nocive. Un parassita che mangia un altro parassita, non è fantastico? Bravi. Bravissimi. E io mi devo ricordare di lottare spesso, che non lo sto facendo. Qua c'è un cadavere che non mi dice niente. Oh, signore. Eccoci alla prima, al primo lucchetto di stasera. Oh, ma tutti così poi. Cominciamo subito, guarda così. Oh, ci siamo riusciti subito stavolta. Cavare il suono è vero che aiuta. Perché quei puzzle lì sono fatti con la combinazione dei suoni e della luce, solo che a me personalmente disturba, perché o guardo una o ne guardo un'altra, mi disturba che siano tutte e due. E di là. Cioè io l'ho aperta per niente. Tra là. Ah, è una shortcut e basta. Ah, ma questa era la famosa porta che io non capivo perché fosse chiusa. E adesso l'abbiamo capito. Bene così. Ecco, personalmente questo modello del sovietico attorcigliato a questo pezzo di ferro che si ripete praticamente in ogni livello è uguale. Allora. Ma dunque. Oh, buon Dio. Non diamo tempo. Morto male, direi. Aspettate un attimo che c'è il coso di OBS che è sopra la chat. Vedo una mazza fionda. Ringraziamo Madre Natura per le sue docili creature per nulla inquietanti. No, vabbè, la Dory for della patata effettivamente è anche un insettino carino. Non ha niente di particolarmente disturbante, in realtà è carino. Oh signore, cosa sta facendo quello? Sta benissimo, è evidente. Adesso lo abbassiamo la pressione della caldaia. Sono un po' troppe. Vabbè, questo è imballato nel tubo e lo lasciamo lì. Allora, abbassare la pressione della caldaia. La caldaia è ustionata. Devo trovare un modo per raffreddarla dall'interno. Allora, trovare il modo per raffreddarla dall'interno. Ma c'è qualcun altro qui? C'è lui? Allora, aspetta che prendiamo... Scusa, grazie. È vero che si possono fare delle cose. Non ne avevo ancora fatta una, tra l'altro. Ok,
perché non ero mai riuscito ad arrivare dietro alle spalle di un robot e fargli... Ho già visto della roba simile. Ah, le sferette. Proprio così. Questa è una candela Fahrenheit, piena di criopolimeri. È progettata per abbassare le temperature e stabilizzare la pressione in fornaci ad alta temperatura. Prova a metterla qua. Gela tutto. Aspetta. Geliamo tutto. Via. Allora, provo a metterne una nelle caldaie. Via. Ah no, aspetta. Ok, ho trovato l'apertura. Stiamo migliorando, eh. Stiamo migliorando. Ma la caccio qua dentro proprio. La butto dentro. Ah, c'è andata da sola. Diciamo che ho visto altri tipi di parassiti. Più che altro mi inquieta il fatto che le uova le mettono all'interno dell'ospite vittima. La cosa mi ricorda Alien, no buono. Quelli a cui accennavo prima sono di quel tipo lì. Sono dei parassiti un po' inquietanti da questo punto di vista. Ma poi perché prendono proprio il controllo dell'organismo ospite, dei centri nervosi, li fanno far robe. Per esempio c'è questo, oh mio Dio, c'è questo parassita del quale in questo momento non mi ricordo bene il nome. Comunque fa in modo, allora non si può mai essere sicuri, ok? Praticamente fa in modo di essere divorato dalle formiche, ok? O comunque di andare a finire in... Ma quella è una palese Jojo Pose, lo stavo per dire anch'io. E fa in modo di essere divorato dalle formiche e poi si infila praticamente nel ganglio nervoso delle formiche che controlla le loro mascelle. Allora voi sapete che le formiche riescono a sollevare carichi che vanno ben oltre il loro peso corporeo. E cosa fa praticamente questo parassita? Fa in modo di far rimanere le formiche con le tenaglie chiuse sopra a qualcosa di pesante, di grande che stanno trasportando, che è particolarmente vistoso, ok? E quindi fa in modo di farle rimanere in questa occlusione delle tenaglie. Così loro non possono liberarsi dal carico. E questa cosa qui è funzionale a che cosa? Al fatto che questo parassita deve andare a farsi, insomma, parassitare un organismo superiore che si nutre delle formiche, che può essere per esempio un uccello, ok? O qualcun altro, insomma, un animale insettivoro. E se la formica rimane così ferma, ok? Con un peso grande chiuso nella bocca, ok? È chiaro che non riesce a scappare se arriva un uccello o per esempio un topo ragno che se la vuol mangiare. E quindi in questo modo il parassita riesce a passare dalla formica all'animale che se lo mangia. E cos'è che devo cercare anche? Ah, lì. Questo non l'avevo visto. Scusa amico, ma ne ho bisogno più di te, capisci no? Tu sei una macchina, quindi serve più a me. Qual è il tuo scopo? Servire gli umani, no? Beh, lo facevo anche io. Ho prestato servizio a Kursk e a Berlino. Ma non l'ho fatto solo per ricevere una medaglia. Combattevamo per l'uguaglianza, affinché tutti avessero gli stessi diritti e responsabilità. Così che fossero tutti uguali. Ora devo solo capire come mettermi questa tua dannata cosa. Ma non devo fare sta cosa. Sa che devo prendere questa roba nella caldaia da solo. Amo la scienza. Ciao. Intanto complimenti per il nickname. Complimenti per il nickname, molto bello. Allora,
come facciamo qua, come procediamo? Mi ha detto raffredda la caldaia 1, 2, 3, però io non gli ho messo, forse devo mettergliene 3. Grazie, grazie, sono un po' appassionato. E beh, la passione è condivisa, quindi... Oh no, è rimasta incastrata. La passione è condivisa, quindi... Perfetto. Ma ce la possiamo fare? Ecco, questa cosa possiamo dire che è un po' scomoda. Sei nel posto giusto, allora. Ma... E come facciamo qua? Allora, oh ciao Shiver, ciao. Mi sa che non dobbiamo fare questa cosa, però nemmeno questa. Perché ci indica le caldaie. Come facciamo? Devo... Penso che facendo così sortisca qualche effetto. Allora, la sferetta che abbiamo messo prima, dove diamine è andata a finire? Controlla il tubo. Infatti stavo guardando perché la sferetta prima l'abbiamo pur messa da qualche parte. Ah, eccola qua, eccola qua. Ah, no, no, fermi, fermi, fermi. Fermi. Però come faccio a spostarla? Mi dà che la posso spostare, ma... Ah, ok. Ah, wow, ho capito. Ho capito, ho capito, ho capito. Ho capito! Ma che carina sta cosa! Allora, aspetta, fermi tutti. Hop, 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 hop. E voilà. Aspetta, ne sei sicuro? Allora, sarei stata mezzo... Oddio santo. Sarei stata mezz'ora a cercare e poi prima o poi avrei visto la pallina. Bellini questi enigmi ambientali. No, no, sono carini. Sono carini. Hanno il loro perché. Ma poi il fatto che siano bene o male un po' sempre diversi è la cosa bella. Come dicono gli scienziati, Eureka. È vero, è vero. Aia. Eureka. Tra l'altro c'è una via vicino a dove abito io che si chiama via Archimede. Ce n'è un'altra che si chiama tipo Cartesio. A me sta cosa piace tantissimo. Un'altra che si chiama Alessandro Volta. Dai. Hop hop hop. Ok, adesso la facciamo. No, ho sbagliato. Invece nella mia città c'è un architetto medievale, Andrea Palladio. Ma sai che non ce l'ho presente. Non ce l'ho presente purtroppo. Ma io amo la scienza, per curiosità. Sei appassionato di un ramo particolare o appassionata? Non ho capito. Sei appassionato / appassionata di qualche ramo in particolare della scienza o... E vabbè, qua cascano come... Ovviamente mi starà arrivando alle spalle. Hai presente il Campidoglio a Washington? Davvero? Davvero? Mi sento un po' ignorante in questo momento. Mi piace genetica, una cosa così interessante. Oh, bene, bene, bene. Molto interessante. Molto. Adesso io non posso dire di essere specializzata, però all'università ovviamente ho fatto in particolare genetica molecolare, mi è piaciuta veramente tanto. È uno degli esami che ho studiato con veramente più soddisfazione, piacere personale.
uscire da una porta normale. Temo che sia disponibile solo una porta anormale. Una porta anormale. Sì, allora diciamo che il controllo così di queste cose qui non è esattamente il massimo, però possiamo andare bene. Allora, di là non va bene, quindi qua no, perché questa era la prima. E ci tocca fare così. E vai, pallina. L'architetto preso in riferimento è proprio Andrea Palladio. Poi c'è anche lo spazio e l'universo, ma perfetto. Io sono una grande appassionata. Grande appassionata, nonché divulgatrice scientifica proprio in quest'ambito. Eccoli. Fortissimi. Carichissimi. Vediamo cosa sai fare. Oddio santo. Aia. Diciamo che non è la mia specializzazione a livello proprio universitario, l'astronomia eccetera eccetera, perché sono laureata in biodiversità ed evoluzione, e però l'astronomia è sempre stata una delle mie passioni proprio a livello personale. Il lavoro fai, se ne fai uno? Allora, diciamo che per tanti anni sono stata un'istruttrice di nuoto e intanto che ero alle superiori e durante il periodo universitario ho anche collaborato con delle cooperative che facevano attività di divulgazione scientifica, in particolare una che praticamente faceva degli spettacoli di astronomia in un planetario. E diciamo, io sono stata assunta per la parte diciamo che combinava biologia e astronomia, ok, per la parte relativa all'astrobiologia più che altro. E aspettate un attimo che mi sa che effettivamente c'è qualche problema. Di linea? Forse sì. No, ma può essere anche OBS. Può essere anche OBS, per i cavoli suoi. Ok. Forse, non lo so, ha smesso adesso. Vabbè, se lo devi caricare. No. Scusate, si è un attimo. Dover ripigliarsi OBS. Comunque, non mi ricordo se da dove ero arrivata. Forse a parlare, sì, del planetario. E diciamo che ho fatto tante attività di divulgazione proprio in quest'ambito, però la mia specializzazione è un'altra, perché io, dicevo, sono laureata in biologia triennale e la magistrale in biodiversità ed evoluzione, e alla magistrale ho fatto praticamente una tesi in microbiologia ambientale. E adesso attualmente faccio l'insegnante di scuola media. Io vorrei insegnare in qualche scuola da grande. E quanti anni hai? Insomma, sei uno studente universitario? Allora, di qua no, direi. Allora andiamo di qua, torniamo su. Io vi giuro, non mi ricordo da che parte sono entrata. Dove devo passare? Di qua non è sicuro. Forse qua?
Compagno maggiore, hai trovato la dottoressa Filatova? Colei che ha contribuito al massacro iniziato da Petrov? No. È ancora a piede libero. Vorrei fosse chiaro che la dottoressa Filatova deve rimanere illesa. Se la sua incolumità sarà a rischio, dovrai proteggerla. Cosa? Proteggere la stronza che è il motivo per cui sono nella merda fino al collo? Ma che cazzo dici? Il traditore Petrov ha usato la dottoressa Filatova a sua insaputa. Lei era totalmente ignara delle sue vere intenzioni e della cattiveria di quel maniaco omicida. Decideranno il suo destino in tribunale. Non se lo merita. E invece è il minimo. La dottoressa Filatova è una rinomata chirurga neurale. Il dottor Sechenov le ha affidato una ricerca al collettivo per trovare una connessione tra umani e robot. Non deve esserle torto un capello. Sono stato chiaro, compagno maggiore? Lo terrò a mente. Allora, 14, quindi direi che ce n'è del tempo. Allora, io, come probabilmente si sentirà dall'accento, sono dell'Emilia Romagna. Qual è l'utilità? Però in questo momento non mi trovo lì. Ci si producono polimeri resistenti al calore, ma la maggior parte della ricerca è dedicata alla coltivazione di... Io ho una provincia dispersa di Milano. Sì, ah, i polimeri sono arricchiti con oli essenziali di cactus. Anch'io sto in provincia di Milano. Un cactus. I polimeri rendono possibile coltivare gruppi di piante che si adattano ad alte temperature. Rendono il deserto più verde o qualcosa di simile? Qualcosa del genere. Hanno intenzione di terraformare Marte. Ecco, tra l'altro questo qui, diciamo, questa missione qui fornisce degli spunti veramente interessanti, perché parla per l'appunto di terraformazione, che è un argomento molto molto interessante. Soprattutto se ci mettiamo Marte, diciamo, dentro l'argomento. Allora io dovrei arrivare lassù. Non so se ce la posso fare con le mie forze saltando. E vabbè. Abbiamo troppi anni di differenza. Che bello, siamo tanti provinciali qua. Siamo tanti provinciali. Allora, come faccio ad arrivare lì? Mi faccio aiutare dal robottino? Ah sì, mi faccio aiutare dal robottino. Così. E non so se... Ok. Allora, fantastico. Adesso, come ci arrivo lì? Facendo parkour. Allora. No, no, vi giuro, io questa cosa qui non la sopporto più. Ma perché? Perché questo personaggio si imballa? Per fortuna che avevano salvato poco fa. Io spero che questa cosa venga risolta con una patch, perché è veramente fastidiosa. Tu ti incastri in un oggetto e rimani lì imballato. Vabbè. Vabbè. E va bene così. Per fortuna avevamo salvato poco fa. Visto che fai l'insegnante, hai qualche alunno preferito? Allora... uno dei... come si dice... Dei requisiti per essere un insegnante è anche l'imparzialità, cioè non bisognerebbe avere alunni preferiti, non bisognerebbe fare preferenze, ok? Sarebbe bene non farle, perlomeno. Mi rendo conto che, diciamo, per certi aspetti sia impossibile, perché tutti quanti, tutti i prof ce li hanno, gli studenti che magari preferiscono per qualche motivo, però... Sarebbe meglio di no. La stronza che è il motivo per cui sono nella merda fino al collo. Qual è l'utilità del laboratorio? Sarebbe del meglio di no. Ci si producono polimeri resistenti. Per il momento no, perché diciamo mi hanno chiamata a insegnare da poco in quella scuola. È poco che sono lì, quindi faccio un po' fatica. Oddio. Essenziali di cactacee e cererus. I cactacei. I polimeri rendono possibile coltivare gruppi di piante che si adattano ad alte temperature. Rendono il deserto più verde o qualcosa di simile. Qualcosa del genere. Diciamolo, tutti i prof hanno qualche preferito. Sì, sì, questo sì, però bisognerebbe palesarlo il meno possibile. Non so come dire. Se si imballa di nuovo io urlo, ve lo dico. Si riempiono automaticamente una volta normalizzata la temperatura. Ah, eccoci qua. E abbiamo l'altro barattolo, signori. Ok, barattolo del laboratorio del caldo. Eccoci qua. Allora, barattolo del laboratorio del caldo, e noi lo dobbiamo portare là dentro.
Meglio tornare indietro prima che succeda qualcosa di assurdo. Non ho capito perché ci siamo imballati in questa animazione. Sappiamo della fidanzata di Petrov, Charles. Ti riferisci alla dottoressa Filatova? È quello che ho detto. Beh? Hai perso la lingua, la conosci? La dottoressa Larissa Filatova, MD, ha lavorato per molti anni con il dottor Sechenov. Le ha affidato alcuni dei progetti più importanti del Collectif 2.0. E per una buona ragione. Sostituendo il defunto Cariton Zakharov. Chi è Zakharov? Un professore di medicina, stimato neurochirurgo e uno degli scienziati che hanno sconfitto la peste bruna. Cariton Radionovich Zakharov era anche il più caro amico e fidato collega del dottor Sechenov. Insieme hanno gettato le fondamenta della struttura 3826. Tutto molto interessante, ma Filatova? È una chirurga di talento, allieva e assistente del compagno Zakharov, del quale ha continuato il lavoro dopo la sua morte. Ma ora è una criminale e una traditrice della madre patria. Chiaro, peccato. Era molto carina. È una domanda o un'affermazione quella lì? Porta qualche battle royale, perché non mi ispirano molto. No, sono onesta. Allora, del caldo ci siamo andati. Dai batteri, che in realtà erano... sarebbe il laboratorio delle alghe, ma questi sono batteri, vabbè. Ci siamo andati e dobbiamo andare dal laboratorio del freddo. Il laboratorio del freddo... Archivio. Il laboratorio del freddo dov'era? Di qua? No, piattaforma funicolare. Allora eccoci qua. Allora, questo è... Non è un genere che mi apprezzo particolarmente. E niente, andiamo di qua. Direi che questa è la via. Per citare... Allora, questo che peccato mi chiede... Peccato che sia finita così. Nessuno pensava che qualcosa del genere potesse succedere. Parlavano sempre di raggiungere le stelle, del brillante futuro che ci attendeva. Ora posso solo starmene qui a pensare. Quanto tempo fa hanno attaccato i robot? Allora, purtroppo Monster Hunter non ha il cross platform, o meglio. Se tu lo giochi su... sul pass, ok, da PC o da Xbox, puoi giocare, se sei da PC anche con le persone Xbox e da Xbox anche con quelli PC, però solo lì, non c'è il cross platform purtroppo. Sinceramente? Ah, ecco, la cosa che mi dà un po' fastidio è che tutti i cadaveri praticamente sono stati doppiati in italiano dalla stessa persona. Non ho avuto una buona cognizione del tempo. Ma deve esserne passato un po'. E come mai sei qui nel corridoio? Sono stato la prima vittima. È stato il tecnico del laboratorio 42. Stavo andando a prendere... Ah, fantastico. Puoi raccontarmi qualcosa? È stato rapido, inaspettato. E dove sono... Come faccio a saperlo? Saranno sparsi per la struttura. Suppongo abbiamo attraversato quelle gallerie. Alcuni sono stati fermati o distrutti. E perché tu riesci a mantenere la calma? Cadavere. Sembra che tu povero doppiatore. La calma in tutto questo. E tra l'altro non riesco a ricordarmi chi è. Allora, abbiamo sentito l'altra volta Pietro Ubaldi. Non penso che sia sempre lui. Anche se lui ogni tanto riesce a cambiare la voce e la fa in maniera diversa, che è veramente diversa. Ho gridato abbastanza quando è successo. Perché, secondo te? Perché è spaventoso parlare a un cazzo di cadavere. Ah, devo scappare. Ciao. Devo scappare. D'accordo, ci si vede. Ci si vede. Allora, a sinistra o a destra? Deve essere tutto un malinteso. Sechenov avrebbe dovuto prevederlo. Allora, a sinistra c'è il laboratorio dei pesticidi, a destra invece il laboratorio del freddo. Dove andiamo?
Deve essere un malinteso. Dove andiamo? Io devo andare a dormire, ci vediamo la prossima volta. Grazie per aver partecipato. Pesticidi, andiamo dai pesticidi? Andiamo dai pesticidi. Così affrontiamo le bestie. Ah, ma lei sa. Lei sa, quindi. A cosa andiamo incontro? Oh, per l'amor di Dio. Via subito. Eccolo. Partito carichissimo. Dai, basta. Piantala. Allora. Lottiamo, lottabile. Le tenerissime bestie. Mi state a spaventarmi. Ah, c'è un'altra telecamera che ce ne disferemo in mantenente. Oh cacchio. Chissà se è riuscita a mandare l'allarme. Allora è partito l'allarme, ma mi sa che... Allora, avevano la passione per mettere le piante in dei contenitori d'acqua. Vabbè. Non si apre. Ma quindi? Qui... Qua. Mi sa che di qua non ci possiamo andare. Almeno io non vedo porte che si possano aprire. Non si può fare nulla. Questa interruttore mi sono persa. C'è qualcosa che in questo momento non sto vedendo. No, sapete che mi sa che mi tocca andare di là. Idea di terraformazione. Scusami che ti ho perso il messaggio di prima. L'idea di terraformazione è molto bella. La possibilità di domare mondi ostili alla nostra... Sì, è una cosa, diciamo, interessante, però diciamo che non... a me non farebbe impazzire l'idea di andare a... passatemi il termine, di andare a rovinare un altro pianeta o satellite o quello che è. E, diciamo, come magari abbiamo fatto qui sulla Terra in alcuni contesti, non è una cosa che mi farebbe particolarmente impazzire. Infatti non è che sia contraria ovviamente ai progetti che possono essere anche futuri della NASA, terraformazione, non è che dica queste cose non si devono fare, però come penso sia il pensiero comune di tutti gli scienziati che si occupano anche di quella che viene definita tutela a livello planetario, quindi dei corpi come possono essere Marte, che sono particolarmente vicini a noi, per modo di dire, poi. Penso che come queste persone la considerino un'opportunità... diciamo, ne siano anche un po' preoccupati da un altro punto di vista, perché per l'appunto l'idea di andare a fare, magari commettere errori che abbiamo già fatto sulla Terra altrove, non è tanto entusiasmante. Quindi maggiore? In effetti è un lato sgradevole, il bello è che sarà un problema per quelli che verranno dopo. Non è solo questo, nel senso, il problema di le considerazioni che si possono fare a questi livelli sono tanti, perché per esempio uno degli scopi principali delle missioni che si stanno facendo adesso su Marte con Perseverance, che è il rover che sta proprio sulla superficie di Marte, e l'ultimo che è stato mandato, uno dei scopi principali è per l'appunto raccogliere campioni
che poi dovranno essere spediti sulla Terra. E questa, cioè, se ci pensate, è follia. Cioè, pensare a, diciamo, la possibilità, pensare di avere la possibilità concreta di raccogliere campioni per poi spedirli effettivamente indietro sulla Terra, è qualcosa che anche solo una trentina d'anni fa sarebbe stata fantascienza, ok? Se non fantascienza, ti avrebbero detto, ma insomma, forse è troppo, ok? È un pensiero troppo, come si dice, troppo, ora non mi viene la parola, ambizioso, ok? È una cosa che non si può fare. E invece effettivamente è una cosa che, esatto, avveniristica. Invece è una cosa che effettivamente avverrà. E questi campioni, diciamo, l'obiettivo principale è quello di riportarli a Terra, ma anche studiarli proprio lì, in loco, ok? Con l'obiettivo di verificare se ci sono effettivamente tracce di forme di vita passata, ok, su Marte. E noi effettivamente non sappiamo se per qualche ragione sotto la superficie di Marte ci può ancora essere qualcosa. Per qualcosa, voi sapete ovviamente che io intendo sempre a livello microscopico, ovviamente. E cioè, nessuno lo saprà fin tanto che non si esaminano effettivamente questi campioni. E pensate semplicemente all'ecosistema di una grotta, ok? Che è un ecosistema molto diverso rispetto a quello. Adesso capirete perché faccio il paragone con la grotta. Pensate all'ecosistema di una grotta che è un ecosistema molto diverso rispetto a quello esterno. Sotto certi punti di vista isolato, perché le parti più profonde della grotta sono isolate, ok? Dall'esterno. Se la grotta poi è rimasta, per esempio, totalmente isolata dal mondo esterno, allora la è completamente. Voi immaginatevi l'ecosistema che ci può essere dentro. Un ecosistema che non è mai stato, diciamo, non è mai entrato in contatto con l'uomo, ok, fisicamente, davvero. Voi pensate una grotta, come può essere per esempio quella che ho studiato io per la mia tesi, che è rimasta completamente isolata fin tanto che non l'hanno scoperta, mi sembra nel 2010, se non prima. Ovviamente questa grotta aveva le sue dinamiche interne, ok? Nel senso, i suoi minerali che si originavano nella tal maniera. Questi minerali, diciamo, la loro formazione era influenzata in qualche maniera anche dalla presenza dei microrganismi. Tantissime grotte sono influenzate dalla presenza dei microrganismi, proprio per esempio le strutture che ci sono dentro, quelle che noi percepiamo come stalattiti, stalagmiti, eccetera eccetera, cioè sono la loro genesi, la loro evoluzione è proprio influenzata da la presenza anche di microrganismi, non solo ovviamente. E voi pensate una grotta nella quale all'improvviso comincia a frullare della gente senza ritegno. Chiaro che si rovinano tutte quelle che io ho definito prima come dinamiche interne, ecosistema interno, semplicemente perché noi respiriamo, stoccacciamo in giro, calpestiamo, eccetera, lasciamo ovviamente contaminazione di vario tipo. Ovviamente non si fa così dentro le grotte, diciamo, di interesse scientifico, ovviamente no. Voi pensate se, diciamo, non si dovesse stare attenti, che non sarà così, ovviamente, nell'ambito di un sistema di terraformazione o comunque nell'ottica di provare a popolare effettivamente Marte. Popolare è una parola un po' grossa, comunque farci arrivare l'uomo, ok? E
come si dice, la non solo contaminazione, ma la perdita proprio degli equilibri che ci sono stabiliti già da tempo, potrebbe essere qualcosa di gravissimo, ok? Esiste un ecosistema che non si distrugga solo con la nostra presenza? Allora diciamo, normalmente gli ecosistemi funzionano la maggior parte secondo il principio della resilienza, ovvero succede qualcosa che li altera in qualche maniera, ok? E se un ecosistema, un habitat è resiliente in qualche modo, vuol dire che dopo una perturbazione è in grado di tornare allo stato originario. È chiaro che questo si può fare se non ci sono dei continui ostacoli che ti impediscono di farlo, ovviamente. Però il principio di base è questo. Il principio di base è questo. Tutti gli ecosistemi normalmente seguono questa regola qui. Ovviamente non quelli ultra fragili, delicati, eccetera, eccetera. E per quanto riguarda le grotte, per esempio, che, ripeto, continuo a paragonarle all'ambiente marziano, perché si è visto che alcuni minerali che ci sono dentro ad alcune formazioni geologiche, che sono all'interno di alcune grotte, possono essere paragonabili a minerali che sono stati trovati anche su Marte in alcune zone. E sì, tutto questo è molto interessante. La terraformazione è sicuramente, come dire, una manifestazione del progresso scientifico, ma d'altro canto è un qualcosa che deve essere sicuramente, per usare termini spiccioli, fatto con il giusto criterio, perché, e così si spera che venga fatto, perché altrimenti intervengono tutte le problematiche di cui vi ho parlato adesso. Scusate se ho fatto come si dice, il sermone. Allora, vediamo se possiamo farci qualcosa. Ovviamente no. Accesso consentito. Abilità. Allora, dunque, hai mai pensato di fare just chatting? Mi sto divertendo a parlare. Allora, io in realtà le volevo fare delle live proprio in cui si parlava e basta. Non è mai capitato, semplicemente perché tutte le volte poi prediligevi i giochi, però se ne avete voglia. Scusate, ti possiamo solo ringraziare, è bellissimo sentirti parlare di questi argomenti. Oh, grazie. Cuoricini. Allora, questo. Io voto subito sì. Vabbè, allora magari le facciamo. Mi denunciarono perché ho parlato della mia. No, non è vero, in realtà posso parlarne. Fanno scatto, sei protetto. Esercizio mattutino. Ogni maggiore degno di questo nome deve saper correre una maratona. Aumentata la velocità. Oh, grazie. Prego. Grazie mille. Allora, e salviamo. No, dicevo, si può fare anche una live in cui vi parlo proprio di quello che ho fatto, sia alla triennale sia alla magistrale, proprio a livello di tesi. Ovviamente non vi posso dire alcuni dati perché fanno parte di pubblicazioni, però. Allora. E io non ho ancora capito come funziona sta cosa. Roba top secret, no, ci sono alcune cose che. Ah, ok, ho capito. Ci sono Cos'è alcune. questa merda? Fermati. Ci sono alcuni dati che sono stati utilizzati nelle pubblicazioni e altri che sono parte di pubblicazioni non ancora pubblicate,
E quindi ovviamente di quello non ne posso parlare. È un germoglio. Che Che cos'è altrimenti mi un germoglio? ammazzano. Inizialmente i germogli erano stati progettati come mangimi altamente performanti Ci stanno per spiegando cosa sono i investigare, ma germogli. questo germoglio ha qualcosa che non va. Ma quella è una mucca? Ma c'è una mucca dentro. Ah, ma c'è un vetro? Ma c'è un vetro? Ma perché scusa non posso passare? Cosa c'è? Cioè l'ho ammassato, ma c'era il vetro? E vabbè. Comunque sì, c'è una mucca dentro una vasca. Va bene. Allora, spostare gli oggetti con la telecinesi è veramente il... Un pollo assassino. Un pollo Questa nuova casa. assassino! Guarda, un pollo! Bel laboratorio! Non è Avveniri! consigliabile attirare la loro attenzione, Oddio troppo santo! tardi. Ah, c'è il vetro. Vabbè, c'è il vetro. Ma di che ci preoccupiamo? Vabbè, ma mica ci vengono dietro. Oddio. La squadra di Oh, soccorso, basta. finalmente. Non puoi aiutarmi, ma ci sono ancora dei vivi qui. E un po' me la siete presa con comodo, eh? No, non sono la squadra di soccorso, sono più Squadra di un'avanguardia. soccorso. Accidenti a me. È passato un sacco di tempo, ma ancora non ci sono allarmi né eserciti in soccorso. Hai visto l'inizio di tutto? Hai Vai. visto l'inizio di tutto? Puoi Dai mia parlarmi. sorella Ci che aveva detto che voglio? voleva seguirla Ti abbasso alla live. sicuramente. Le Ce le macchine non scrivo. attaccarono subito. Prima si sbarrò e mi sospetto che qualcosa lo di una notte particolarmente. Quello che mi fece più paura non erano le uccisioni, ma il modo in cui Da quando non Non sei più in ricordo, ma vita? rimasi in vita più a lungo degli altri. Le macchine non riuscivano ad arrivare dove ero io, dato che non c'era alcun modo per entrare. Sentì degli spari e poi dei tubi cominciare. La maggior parte delle persone morì. C'era un soldato che tentò di fermarli, ma ebbe solamente il tempo di dire: Oh, mi Oh, aiutavo mi più. dispiace, batteremo quei figli di puttana. Non puoi dare la colpa alle macchine. Average, La frase paura da degli tipo umani militare usano i americano. ladri mesi per pianificare. Ok, manderanno qualcuno per te quando tutto questo Ok. sarà finito, sicuramente. Manderanno qualcuno. Canette per me non farà molta differenza. Infatti, più che Meglio altro. assicurarsi che la Più che altro cambia poco. Per lui che è già morto. Allora. Richiesta personale, allegato, un file. Passabile, cosa? Cos'è? Non lo possiamo sentire? Congratulazioni per la promozione, compagno Zolotukhin. Questo è Vice Pietro direttore del Ubaldi. complesso Vavilov è una posizione molto importante. Al momento, Ovvero la il voce di nostro tutti i ricombinanti obiettivo in primario è Bioshock. fornire sostentamento al popolo La sovietico, maggior il che parte. richiede grande cura. Ma molto molto presto, anche qui si avvieranno i primi passi dell'umanità nello spazio. In qualità di eminente botanico, sarai incaricato di supervisionare la creazione di interi sistemi di piante ideati per terraformare le superfici di altri mondi. Il compagno Sechenov e io ne abbiamo parlato. Siamo lieti che tu sia entrato a far parte della nostra squadra. Vedi, Vic? Non vogliamo solo piantare Gran Turco sulla Luna. Noi puntiamo a qualcosa di un po' più grande, vogliamo arrivare su Marte. Ok. E poi loro parlano di piante per terraformare. Perché in realtà, cioè, quando diciamo, quando c'è un nuovo ambiente che deve essere popolato da,
da piante, normalmente, se si tratta per esempio di un ambiente che non ha suolo, ma rocce, ok? È ovvio che non arrivano i semi delle piante che hanno le radici deboli o che devono affondare le radici nella terra per sopravvivere. E allora si dice che arrivano per prime quelle che vengono chiamate le piante pioniere o gli organismi pionieri. Vengono chiamati così per l'appunto perché prepareranno il terreno per quelli che verranno dopo. Per esempio, ci sono delle piante o altri diciamo organismi, per esempio i licheni, che sono definiti organismi pionieri proprio perché per esempio sono capaci di sopravvivere sulle rocce. E non è solo questo ovviamente la loro caratteristica principale per cui vengono definiti pionieri, ma sono in grado di produrre delle sostanze oppure con le loro radici, ovviamente sto parlando delle piante, non dei licheni. I licheni per esempio producono sostanze e sono in grado di disgregare le rocce e quindi diciamo possono preparare il terreno per piante magari sono un pochino più deboli o non hanno radici forti, riescono a penetrare anche in un terreno roccioso, ok? Allora, questo sta qui e io mi infilo, oddio, forse mi infilo qui dentro. Cos'è questa ghiacciaia? È il luogo dove si studia un modo per permettere agli esseri viventi di sopravvivere sotto vuoto. Per poi coltivare sulla luna, tipo. Esatto. Sono tipo cose, delle sostanze che sono paragonabili a degli acidi, ok? Che possono corrodere la roccia. Al bestiame e ad altri animali. Ah, ok, quindi mi infilo dove stava il germoglio, che adesso mi tirerà addosso i suoi figli, presumo. No, dai, ma io voglio morire. Mi ero incastrata nel muro, ancora. E vabbè, questa pianta che si muove, non si sa perché, da sola. Allora, qua c'è Mister Germoglio, che presumo dovremmo ucciderlo. Beh, io spero di aver fatto bene. Biomateriali. Allora, distruggiamo quella telecamera e poi guardiamo cosa ci fa sta mucca qui dentro, perché... Ma che bei pesciolini in questo acquario. No, veramente. E ci sono le mucche qui dentro. Tra l'altro che inquietudine. Cioè questa oddio, questa si muove. Non lo so se sono vive, mi auguro di no per loro. Cioè questa sta muovendo la coda. Però non sbatte le palpebre. Forse gli hanno dato questa non so come definirla, idol. Ma non gli hanno animato gli occhi. Dio mio. Non ne ho idea. O forse è semplicemente il riflesso del fatto che sono in acqua, boh. Pollo, lo ammazziamo? Non c'è più. Regole di ingaggio, prima spara e poi fai le domande. Ho ammazzato il pollo, avete visto? Oh, porco. Aia. Oh, dai, ma dove mi ero incastrato? Ma che... ci mettono 30 anni a fare la loro animazione. Il loro verso. Mi dissocio. Facciamo che smettiamo, di fare...
All'uccisione del pollo. Che cazzo di casino. Ecco, avete presente la cosa che dicevamo durante la live dell'altra sera? Il tono di sto personaggio a me sta un po' in culo. Posso dirlo? Non riesce a dire una cosa in maniera normale. L'hanno messa sta telecamera. Me lo sognerò stanotte quel povero pollo. Ma scusa, cioè... Allora... Povero pollo... io non ho più proiettili. Ah, wow. Vai. Tireremo gli oggetti. Ci salveremo così. Allora. Ho due proiettili per la pistola. Ecco il classico mood simpatico se preso a piccole dosi. Sì, se preso a piccole dosi per l'appunto. Direi per mangiare una coscia di pollo. Ah, questa mucca è viva. E non è affogata, a quanto pare. Ciao, Carolina. Salve, Valentin de Miamic. È la mucca che sta parlando. Chi? Io? Il computer ti ha scambiato per il capo del laboratorio. Promemoria. È una della pastiglia per la pressione. Riproduco un estratto di una registrazione automatica dell'ultimo turno di lavoro. No, non so se effettivamente siano vive anche quelle... Cioè, sono mucche subacquee? Vacche su vacche. Spero di non aver fatto danni. Guarda. Guarda. Ma polli, nuoto. Non so cosa ci devo fare. Sto ascoltando cosa dicono. Questo monitor dovrebbe darci una mano. Allora, questo non so cosa fa, però... Apre questa porta. Questa porta... Cosa fa? Ah, ok. Abbiamo fatto una shortcut per questa cosa qui. Allora... questo ci dovrebbe aiutare in qualche modo. Probabilmente questa cosa... Oddio, sembra che stiano cantando i polli, è bellissimo, si fa abbastanza ridere. Probabilmente, anche se non so se sono disposti nella stessa maniera del monitor, dobbiamo chiudere... e azionare determinate valvole. Allora sono un pollo, due polli, però come facciamo a capire quali sono? No, non mi date suggerimenti, però voglio ragionare nella mia stupidità. Lasciate nella mia stupidità. Allora.
Allora, il maiale dovrebbe essere più facile perché uno deve essere. Allora, vediamo se cambia qualcosa, facendo così. Invece sì, è cambiato. Invece sì, è cambiato. Boh. No, questo andava bene. Credo. Esatto, quello andava bene. Poi questo. Questo è chiuso, quindi ok. Niente, quello va bene. Poi non so, se devono essere tutti chiusi o tutti aperti, in realtà. Ok. Non so se devono essere tutti chiusi o tutti aperti. Vabbè, adesso verifichiamo. Mi sa che invece questo qui era già qui. Va bene. Sì, esatto. No. No, no, adesso proviamo e poi provo e poi vediamo che succede. Anche se oggettivamente il fatto che siano tutte rosse non mi fa pensare bene. Ah, ok. Ok. Se io ne chiudo alcune, vabbè, ma dovranno essere tutte verdi. Dovranno essere tutte verdi, Gira, sicuramente. così dovrebbe andare. Dovranno essere tutte verdi, non credo che abbia senso lasciarle tutte rosse. Ok. Probabilmente andava bene così. Chissà se di solito questo genere di puzzle ha tipo un input da qualche parte, tipo un foglio, un disegno con scritto cosa devi fare, signore. Questi sono qua che girano. E io mi distraggo mentre sto facendo queste cose. Vediamo se. Questo non mi ricordo se l'ho mosso oppure no. Oh, probabilmente queste due scombinano. Non lo so, eh. Forse no. Ho appena uccisi tutti! È una procedura standard nell'iter di produzione. È da qui che provengono i componenti organici dei polimeri. Quindi dove sono finiti? Al laboratorio delle alghe, per sottoporsi alla Wow! sintesi polimerica. Non voglio sapere altro. Insomma, questi animali sono diventati allegri polimeri. Ciao, polimeri. E vabbè. Va bene così. Non è che c'è Nora qua È vicino, enorme. tipo, oddio. Non ho mai visto così tanti vasi in un posto solo prima d'ora. Qui si coltivano le piante che poi verranno trapiantate sulla Luna, su Marte e su Venere. Ma per adesso mi sembra che non funzioni un cazzo. No, 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 no. Cosa è stato appena detto? Su Marte, sulla Luna e su Venere. Allora, probabilmente l'hanno detta questa cosa qui, perché fino per un certo periodo si è pensato, fin tanto che non sono state mandate delle missioni proprio su Venere, ok? Missioni. Diciamo che sono state mandate delle. Allora, partiamo dal perché mi sono un attimo. Allora, Venere è uno dei pianeti più geologicamente attivi del nostro sistema solare, ok? E
Non solo c'è una quantità di vulcani assurda, ok? C'è un effetto serra e una pressione atmosferica che assurde, ok? E tra l'altro su Venere piove acido solforico quando piove. Non so se avete presente le immagini di Venere. Si vede tutta questa bella foschia giallina, che sono queste belle nubi che fanno cadere acido solforico. E niente, fin tanto che non c'è stata spedita qualche sonda, ok, su Venere, si pensava che Venere fosse un pianeta effettivamente simile a Marte. È solo che nessuno vedeva oltre le nubi e quindi non è che si potessero fare chissà quante speculazioni. E niente, se non sbaglio, adesso ve lo cerco perché potrei sbagliarmi. Esatto. Ci furono proprio, e questo fa ridere, fa sorridere, mi fa molto sorridere. Ci sono state queste sonde che sono state proprio mandate dall'URSS, ok? Su Venere, facevano parte di un progetto, programma che si chiamava Programma Venera, ok? Ed è stato uno dei programmi con il quale i sovietici se la sono tirata un sacco e hanno sbattuto sul tavolo, e insomma se la sono tirata con la NASA perché loro erano riusciti a mandare queste sonde su Venere, ok? Ma perché hanno mandato queste sonde su Venere? Perché effettivamente volevano vedere come era fatta la superficie. Ok. Queste sonde, che mi sembra ne furono mandate due o tre, ok, arrivarono sulla superficie di Venere e dopo una ventina di minuti, mi sembra, smisero di funzionare. Perché per l'elevata pressione atmosferica, nonché le condizioni ambientali, le sonde, insomma, hanno raccolto immagini, le hanno mandate e poi basta, sono morte in pochissimo tempo. E no, non sono implose, però insomma si sono un pochino rotte e danneggiate in pochissimo tempo. Ovviamente i sovietici erano tutti contenti perché, ah, guarda, abbiamo raccattato le immagini di Venere, che quelli della NASA non ce l'hanno fatta. E adesso vediamo come è fatta la superficie di Venere. La superficie di Venere, ovviamente, dai dati, ai pochi dati che era possibile, era possibile elaborare da quello che era arrivato, insomma, a terra, immagini e dati, si capì, insomma, che la sua superficie non era effettivamente questo carnevale di Rio. Ok. Dopo, ovviamente, sonde che non sono arrivate sul suolo di Venere, ma diciamo l'hanno osservato da lontano in orbita, hanno raccolto ulteriori dati e si è effettivamente giunti alla conclusione che Venere effettivamente non è un pianeta decisamente abitabile, perlomeno da microrganismi o forme di vita per come le intendiamo noi. Se poi c'è qualcosa che è in grado di sopravvivere nell'acido solforico e di farci tutte le reazioni per la vita, eccetera, eccetera, allora questo è un altro discorso. Oppure qualcosa che è in grado di vivere nella lava dei vulcani e sopportare pressioni atmosferiche tot volte rispetto a quella terrestre. Questo è un altro discorso, però ovviamente esula dal concetto di vita come noi la intendiamo, ok? Perché ovviamente quando uno pensa a forme di vita, diciamo, ignote, deve anche porsi la domanda, ma il concetto di vita come la intendiamo noi può essere esteso anche a queste forme di vita ignote, oppure queste forme di vita ignote hanno una base totalmente diversa rispetto a quella che noi possiamo concepire o immaginare, ecco.
Un pochino stile Venere, che pensare che il nome Venere deriva dalla dea romana dell'amore, però insomma alla faccia. Ma Venere è stato chiamato così perché gli antichi lo vedevano, in realtà Venere venne scambiato per una stella all'inizio. Ci sono molte persone che infatti quando lo vedono nel cielo pensano che sia una stella, perché è molto luminoso, così carino, bello. E quindi gli antichi all'inizio pensavano fosse una stella e l'avevano chiamata Venere, perché è bella, bellissima, la più bella stella del cielo, luminosa, eccetera, eccetera. Poi pian pianino ci si è resi conto del fatto che era un pianeta bello, luminoso nel cielo, sì, però un pianeta. E bello, eccetera, eccetera, tutto quello che volete, però effettivamente non è il massimo per ospitare la vita, diciamo, per come la intendiamo noi, ovviamente. Troviamo il pannello di controllo. Pannello di controllo, perché qua non si vede una fava. Questa è una bellissima serra. Mi viene in mente il mio prof di... Oddio, che brutta sta cosa, sto spazio vuoto. Vabbè. Il mio prof Cazzo. di... non mi Qui ci sono solo ricordo... cadaveri. Sul muro c'è un relè laser per Non mi fare ricordo che contatto. materia, che... Agronomia, Tira credo, pure. tutte le volte diceva Ok, mi andiamo in metto serra, all'opera. ma lo diceva con la Non ci R. farò mai l'abitudine. Allora, Nora, a noi due. Autorizzazione in corso. Devo Maggiore licenza. potenziare il mio Nome in ferro. codice P3. Io veramente volevo fare. Però. Allora. Munizioni. Dopotutto è fuori dalla fascia abitabile Venere, sì, se lo consideriamo, lo guardiamo da questo punto di vista effettivamente. Dammi tutto. Proiettili di fucile per 16, bisogna che la smetta di usarli. Io nel deposito li avevo. Accesso consentito. Ne avevo degli altri? No. Sposta. Non c'è niente da ridere. Ok, il relè laser. Adesso ci pensiamo. Che belle queste plance qui. Tra l'altro, mi ricorda questa qui non la plancia, non mi viene in mente come si chiama. Del microscopio ottico, del microscopio elettronico che usai durante la triennale, enorme, che occupava metà di una stanza. Ovviamente non all'avanguardia, perché figuriamoci, sono l'università di Bologna. Allora, no, forse non volevo spostare qui. No, decisamente non volevo spostare qui. Ma poi sto cosino qui a me. E così siamo da capo. Non mi sa che lo devo fare per forza. Ecco, questi qui non mi stanno particolarmente simpatici, questi, perché no, non sono molto, molto, molto chiari. In qualche maniera siamo riusciti. Vai. Ecco fatto. Come riempio il barattolo adesso? Si riempirà automaticamente di Mass nuovo. Effect lo Quindi dobbiamo conosci? solo No, che poi lo aspettare. sbaglio di non Sembra si dice Mass Effect, troppo si fa. dice?
Vabbè, Mass Effect, vabbè, lo conosco perché ci ha giocato la mia ragazza, ma non ho visto praticamente niente. Io ogni tanto ho guardato quello che faceva lei, ma Accidenti. non... Oddio, i germogli, oddio. A quanto pare abbiamo compagnia. Figurati se potevamo starcene qui ad aspettare in pace. Ma cos'è sta musica? Merda, cosa c'è che non va? Cosa devo fare? Il barattolo si riempie solo se la temperatura del laboratorio è sufficientemente bassa. I ventilatori raffreddano la stanza, quindi devono rimanere accesi. E non lasciare che i germogli si avvicinino alle pale. Perché cazzo non me l'hai detto prima? Merda, il Oddio. ventilatore si è fermato. Prova a usare scossa per farlo ripartire. Ah, wow, cioè loro mi fanno anche gli zombie. Bello. Beh, allora fortunatamente non sono... Oddio, ma chi t'ha Cazzo visto? spunti fuori! Mi sa che andarci così di... Come si dice? Ignoranza? Non servirà molto. Perché questi germogli qua mi sa che poi respawnano. Aia. Che cazzo sei, fiorellino di merda. Perché sento puzza di super boss? Io mi auguro di no. Dov'è il ventilatore? Scusate. Io sono qua che sto facendo... Sto distruggendo. Oh cielo benedetto. Aiutami. Ah, ok, capito. Aia. Guarda che lui mi aiuta, che dai calcetti a queste merde. Vabbè, figli di merda. Aia. Ui. Perché non mi sto curando? Ma sta venendo a picchiare me o mi sta aiutando? Non ho capito. Mancato. Ops. Ah, non ho più proiettili. Vabbè. Faremo così. Faremo così. Wow. Aia. Dai, che sei una pianta, muori. Ma secondo me non ci devo perdere più di tanto tempo. Basta che riattivi questo. Aia. Cacchio sì. Secondo me ti conviene andare direttamente a elettrizzare le ventole. Eh sì, ma volevo verificare anche sta cosa, se spawnano all'infinito oppure no. Aiaia. Dai, basta. Buona. Questo squish squish che si sente. Oh cielo benedetto. C'è un compagno. Aia. Dai, Cristo, se muoio adesso urlo male. Aiaia. Compagno, dai, fammi fare il mio lavoro. Sono? Tantatara, tantatara. Sta musica mi piace un sacco. Ma io devo stare a guardare cosa fanno quei bagagli. Quei zavagli. Quindi maggiore, armi o abilità? Il tuo odio per i cosini volanti mi fa morire. Ma perché non stanno fermi? Ma è ovvio che non stanno fermi. Per l'amore del cielo. Grazie Nora. Come faremmo senza di te? Chissà se è coperta da copyright questa. Colpo.
Aia, oh. Vieni qua. Falliamo il valzer con queste merdine. Aia. Penso di no perché è vecchissima. Sicuramente ci sarà qualche conseguenza di qualche genere quando lo caricherò su YouTube. Nora detta pasta psicopatica più vigorifero. Aia, merda, oh. Non mi dire. Ci ha riempito il barattolo, ai. Oh, andiamo mo al laboratorio dei pesticidi. Grazie Orbi, io non ci sto guardando. Ma quel cadavere si è mosso? Basta, piantine del cazzo. Non so come, come sono morte effettivamente, perché non le ho colpite. Non so se avete notato. Vabbè. Allora, non importa cosa stiamo raccogliendo. Possiamo raccogliere ghiaccio, possiamo... Il barattolo è sempre verde. La marcia dei fiori si chiamava questa missione. Andiamo. No, poi. Adoro questi tuoi barattoli. Non vi stancate mai di infilarli dentro qualcosa. Beh, è una tradizione. Detta così. Sì, beh, forse dovreste pensare a rivalutare le vostre tradizioni. Se vedo anche solo un altro barattolo. Te ne manca uno di barattoli, gioia mia. Salvataggio dei navi. Ora adesso ti piace questo posto, tesoro? Trovo questa struttura così deprimente. Lo è. Perché c'è un posto più allegro da qualche parte? Certo che c'è bellezza. Qualsiasi luogo dove io possa legare qualche maniaco arrapato e disgustoso va bene per me. Sei proprio fottuta nella testa, signorina. Tesoro, sono quelli con tentacoli che gli spuntano dalla testa a essere davvero fottuti, non io. Quindi non ti piace questo posto perché non c'è abbastanza gente? Non ce n'è mai abbastanza. Mi annoio così tanto. Sei una boccata d'aria fresca, bomba sexy. Entrami dentro forte e spesso. Ah, cazzo. Non commenteremo questa cosa che è stata appena detta da Nora. Depravato. Quando fai uno scatto sei protetto da tutti i danni. No comment su questo, sì, infatti. Ma andiamo oltre. Le cinesi di massa. E ancora. Accelerazione caduta forzata. L'unità neurocinetica può far accelerare i nemici rilasciati leggendo loro danni da caduta. Parla non l'abilità. Mi sembra carino. Poi volevo potenziarmi un po'. No, ancora niente. Munizione a grappolo. Io ancora questa cosa non l'ho capita. Munizione a grappolo. Ma chi ce le ha, scusatemi. Vabbè, facciamo questo. Dash con un po' di invincibilità. Facciamo. Magari. Perché mi fai uscire, buon Dio? In questo momento sono stata folgorata dal pensiero, ma quindi domani cosa faccio a scuola? Salvataggio dei navi. Niente, mi è venuto un attimo un po' di ansietta. Totalmente a caso, ma è normale. Ah, ok, ho capito. Jump.
Poi ui. Ah, ma perché adesso camminano come se avessero dei pali in culo? Cioè, è questo che mi... Cosa avete di diverso dagli altri? A parte camminare come se avessero dei pali... Voglio imparare la gioia dei germogli. No, diciamo che, insomma, a me piace quando possibile... Piace quando possibile magari menzionare cose che abbiano dei riferimenti al mondo nerd, però il problema è sempre che quando fai queste cose qui poi ci sono... No, per l'amor di Dio. Quando fai queste cose qui ci sono poi dei ragazzini che la prendono non nella maniera giusta, tipo la prof mi ha fatto un commento o qualcosa di interessante, e invece la prendono come se fosse un modo per distrarsi. Ma io non mi ricordo come si fa ad abbassarsi. Ci può essere così. Si faceva ad abbassarsi. Ma lei vuole una sommossa. Sì, probabilmente si fa. No, ma poi se faccio una cosa del genere vengono i genitori, non sono i ragazzi. Come si fa ad abbassarsi? Sì, ma dimmi il controller. Non così, che lo sappiamo fare tutti. Bastano delle sedie per poter spegnere le luci. Io voglio sapere col controller. Come faccio? Probabilmente perché non mi sono mai accovacciata fino ad ora. Cosa strana, tra l'altro, perché in basso lo facevo di continuo. Qual è il corrispettivo? Scusa. C'è donna morta del no, non possiamo sapere. Io ci volevo entrare però qua dentro, quindi ora staremo qui a pigiare tasti a caso, non questo magari, già tasti a caso fin tanto che non mi accovaccio. Mi sembra una buonissima strategia. No, magari questo no, non volevo curarmi. Ma seriamente non mi sono mai accovacciata in sto gioco. R3, grazie Orb. Perché non ci ho pensato? Ma probabilmente non ci posso neanche entrare. E invece, ma secondo me mi ammazzo se vado lì. Ho questo... No? Ma vogliamo infilarci? Questo... Ma probabilmente... Ah, aiuto. Chissà cosa c'è qua in fondo. Niente, probabilmente niente. Sarà un nemico che mi farà un culo grande come una casa. Adesso non c'è niente, sarò molto delusa. Niente. Come dovrei fare io ad attaccarmi? Ah, parkour. Però aspetta. Sì, come dire. Oh, ciao! L'hai fatto solo che adesso hai la mente che è peggio delle tempeste su Giove. Ho capito. Qua devo fare un po' di parkour. Non so bene come attaccarmi più che altro su quelle cose lì. E ci siamo incastrati di nuovo. Buon Dio, veramente. Dio santo.
Veramente, dovrei mandare uno screen. Dovrei mandare uno screen di tutte le volte che mi sono bloccata. Ed eccoci qua. Non mi dire. Alleluia. Madonna. Allora, è che io ho troppa paura di usarla, quest'arma. Se invece andassi con meno paura, probabilmente farei molti più danni. Bastava dashare un po' per sbloccarti. Ho provato il dash. La soddisfazione di staccare gli arti è impagabile. Sì, abbastanza. Ho provato a dashare. Non lo faceva. Oddio santo. Aia, oh. Compagno. Non mi dire. Alleluia. Tra l'altro, compagno, io ho spostato le scatole, va bene. Lui da me. Allora, stiamo un attimo concentrati. Io poi. Allora. Da quassù non penso che possiamo arrivare a qualcos'altro. No, io devo proprio scendere. Tolgo questa cosa che è assolutamente fastidiosissima. Se sono riuscita prima. Allora, questo è giallo, quindi a me viene da pensare che mi ci possa attaccare, però non capisco come. C'è una scritta lì dietro. Adoro smembrare cose nel gioco, ovviamente. Se invece dovevo rimanerci, saltare da qualche parte. Allora, non penso che sia, infatti non penso che il si faccia così. Però ci deve essere una maniera. Ci deve. Ovviamente non ci sarebbero quelli su cui ci si può attaccare. No, cioè il problema è. Io mi devo congedare, ci vede la prossima. The Emperor Protect. Buonanotte, grazie di esserci stato. Grazie mille. No, io in questo momento non ci sto arrivando. Mi spiace. Non capisco come fare per arrivare su quei tubi lì. Cioè, vedo che c'è un percorso, ma in questo momento non riesco a visualizzare il modo per andarci. Cioè, probabilmente sono cretina io. Sono sicuramente cretina io. E
Perché siamo di nuovo rimasti bloccati? Con la telecinesi puoi spostare nulla? No, perché teoricamente quello che puoi spostare, a parte gli oggetti così, a parte che ho provato a spostare quel pannello lì, di solito ha la... si chiama? RB. Ah, viene fuori il prompt. Non mi dire. Alleluia. Chi è che mette in dubbio l'utilità della scienza? Basta, mi tocca fare di nuovo questi. Ok. Ormai siamo di sana ignoranza. No, basta, dobbiamo... Devo capire. No, per Dio. Ma perché? No, a me viene veramente il dubbio di dover saltare su sti cosi. Proprio non ci sto sopra. Cioè, come dire. Eh sì, meglio, ci sto sopra così, ma... anche no. Perché devo andare più su. Su, direi proprio di no. Ma no, questo è solo per scendere. Non mi dire. Alleluia. Alleluia cosa? Ma con chi stai parlando? Allora, qua mi ci posso attaccare. È ok. Ma posso fare lo stesso? Questo? Cioè... ma adesso provo. Non ho capito dove sono finita. Attaccati, dai. È l'unica cosa che mi viene da pensare. È andare lassù. E poi mi attacco a quei cosi, a questi cosi qui. Che mettono delle sezioni parkour senza aver implementato una modalità di gioco adatta. No, più che altro ci sono alcuni punti in cui non sono così... cioè, per esempio, le piattaforme oppure i tubi, le parti gialle a cui ti devi attaccare, ok, sono evidentemente palesi, ma qui come faccio io a capire che mi ci posso attaccare, che ci posso salire? Cioè, ci salgo così a cazzo e poi faccio, oh, sono salito. No, veramente... Mi verrebbe da tornare su e lasciar stare. Solo che poi mi chiedo, ma lì dove si andava? Poi me lo dimentico sicuramente. Ecco, e di nuovo bloccati. Che due coglioni. No, basta. Non ci andiamo lì. Ci terremo il dubbio e poi ci tornerò io. Voglio arrivare bloccata di 20 anni. Non mi dire. Alleluia. Anche perché se sento un'altra volta questo qui che dice non mi dire alleluia, spengo il gioco. Mamma mia. Siamo diventati fortissimi. Ferma più nessuno. Va bene, me la devo ricordare sta zona però. È bello perché ogni volta che torno in quel punto li distruggi con maggiore rabbia. Beh, funziona così. Ma è
pieno di sti bastardi. Guarda che bello. Però sta cosa non ha un senso, scusatemi, cioè io ghiaccio, ecco, grazie gioco, grazie, perché volevo vedere proprio questa cosa, cioè loro che si facevano a pezzi. Ancora sto sfigato, mi ha fatto un calcio ed è, ci ha preso la mazzata. Voilà. Adesso ci andiamo ignoranti con l'accetta, basta. Ah, oddio, ma chi l'aveva visto? Oh, compagno, che fai? Diciamo che in gruppo con la cetta non è il massimo. Almeno non mi fanno più i danni santerni che mi facevano prima. Prima questo è caduto benissimo. C'è più nessuno. E qui chi c'è? Ah no, aspetta, aspetta. Ma guarda te, porca di quella miseria ladra. Dio santo. Cioè noi ci siamo. Vabbè. Noi ci siamo intestarditi prima pensando che si salisse da sotto. Invece si sale da qui, ma porco Giuda. Petrulloni. Che trulloni quel del gioco. La sezione di prima era fatta apposta per farti vedere che là sopra c'era qualcosa e basta. Non dovevi salire da lì. Allora, siccome là c'è uno stronzo. Buonanotte Lisa, so che sono rimasto poco, ma stasera. Va detto che domani mi alzo presto. Buona serata, alla prossima. Ah, grazie per essere passato, eh. Ciao. Non ti preoccupare. Oggi sono stanca anch'io, quindi. Ah! È un ninja! L'avete vista la rotolatina che ha fatto? Oddio! Ninja che è morto male. Ahi. Ma siamo fuori controllo, ecco. È stato un piacere, ragazzi. Ci salutiamo qui stasera. Da questa bellissima serratura. Infatti, appunto. No, non ci salutiamo qua, dopo tutto. L'hai sentito anche tu? Sento tutto quello che senti tu, maggiore. E che ne pensi? Cazzo di crostini. Silenzio, maledizione! C'è qua. Non mi dire. Alleluia! Perché ogni tanto dice non mi dire alleluia senza un senso? A caso. Ah. Ma io non devo chiudere la porta. Allora, se si palesa
boss, come penso. Intanto noi andiamo a salvare. No, aspetta, non ricordo neanche dove siamo in questo momento. No, non andiamo a salvare perché è troppo in là. Quindi niente, andiamo a vedere. Vediamo quanto è grave la situazione. Almeno veniamo da qua. Au. Che bello. Oh signore di Dio. Sei fuori di testa, è uno scherzo. Si può svegliare in qualsiasi momento. Tra due ore, quando i pesticidi scarseggeranno, si sveglierà. Mi hai capito? Voglio dei polimeri antiparassitari. Ce n'è un barattolo proprio lì dentro. Un contenitore di polimeri PA400. Facciamo saltare in aria la stronza e poi ti prendi quello che vuoi, ok? Ok, ma il barattolo non finirà per distruggersi. Sa che lui fa una brutta fine. La cicuta va spruzzata costantemente. Resta poco PA400. Trova quel contenitore di polimeri e fallo subito. Sì, okay, un contenitore. Al buio, ovviamente. È una specie, è come un cilindro giallo. Trova il cilindro giallo o siamo fottuti. Si vede. Dove si trova quel cilindro? Ma questo è un alloro. È un alloro. Fatto anche benissimo. Non dovrebbe essere difficile trovarlo. Grazie, che c'è un save. Allora, non so se è il caso di fare questa cosa al cardiopalma ora. Non volevo far tanto tardi stasera. Allora, io mi potenzierei e poi questa cosa qui la facciamo next time. Non è un problema. Seleziona la procedura ad esecuzione. Io poi non sto guardando effettivamente che armi ci sono nuove, eccetera, eccetera. Signore. Beh, questo ovviamente ho ancora le ricette, però state fuori. Io non ho ancora usato queste. Ah, ok, non possiamo fare niente. Basta. Possiamo fare. Questo sono. No, aspetta. Quindi ce l'avevamo già. No. Allora perché mi ha detto? Ok, tanto i danni li abbiamo potenziati al massimo. Questo si potrebbe mettere. Questo si potrebbe mettere. Potenziare me stesso. Armi. Scosso. Bene, personale. Non è che ne abbiamo tantissime.
compressore congelato subisce danni aggiuntivi quando l'effetto di congelamento svanisce. Quando le polimeri criogenici neutralizza danni da fuoco in arrivo. Quando le serve del guanto terminano, il guanto produce polimeri criogenici dal tuo sangue permettendo di ale. Ok. Va bene. Salvataggio dei dati. Allora, abbiamo fatto roba. Robe. C'era. Va bene. Allora, io sono soddisfatta perché siamo andati avanti, mi sembra, un po'. E vedo se far live anche domani sera, però ve lo confermo, confermerò o smentirò questa cosa sempre domani. E niente. Grazie, no, grazie a voi che poi stasera ho avuto la possibilità di parlarvi anche di cose che a me interessano molto, quindi assolutamente sono io che devo ringraziare voi. E niente, se decido di fare live domani vi dico qualcosa domani. Grazie a tutti e buonanotte. Ti è piaciuto questo video? Se sì, fammelo sapere nei commenti, oppure iscrivendoti al mio canale. Corri a seguirmi anche sugli altri social per non perderti le mie prossime attività. Se vuoi, puoi anche supportarmi attraverso Ko-fi, la piattaforma dedicata ai creator di tutto il mondo. Alla prossima!